lo dicevo una volta in un'intervista, c'è una maniera per arrivare 2 ore prima a Torino da Lione. Se parte 2 ore prima da Lione, insomma. Le persone, i cittadini, gli individui che vivono in quel territorio non sono stati praticamente interpellati, insomma, rispetto ad un'opera che sia, diciamo, devastante o meno, sicuramente è un... cioè, sarà una presenza enorme, insomma, in quei posti. E, per cui è un fatto proprio democratico, nel senso che anche un democratico liberale dovrebbe essere d'accordo su questa cosa. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede Perché invece le persone che vivono in quei luoghi non solamente informate, hanno studiato, insomma, hanno cercato di capire diciamo, in maniera profonda che cosa stava succedendo e che cosa sarebbe successo. Da una parte, insomma, ci fanno lavorare fino a 130 anni e ci levano le pensioni, dall'altra però comprano i caccia F-35 e fanno un'opera che costa miliardi. Per cui questa è una contraddizione evidente. E poi pian piano, perché le persone appunto studiando e cercando di capire quello che gli sarebbe successo dentro casa e che già le sta succedendo dentro casa, si sono resi conto che probabilmente questa idea di crescita è un'idea fallimentare, insomma. Diciamo, ma tutto il capitalismo in qualche maniera è fallimentare, perché sì, certo è preminente, è vincente, no? Però è vincente come è vincente un tumore. Vince il tumore e muore la persona, insomma, muore il malato. E per cui da lì in poi si è messo in moto tutto una cosa, proprio una costruzione di un'altra visione del mondo, appunto, quello che dicevo prima, non tanto un altro mondo è possibile, ma un'altra maniera di vederlo, sì. E quindi hanno cominciato a parlare di crescita, a partire perché poi tutto questo viene spesso, no, sui giornali, dai politici, chiuso, no? Dice sì, però questa è la solita sindrome, insomma, NIMBY, per cui non vuoi che questa cosa accada dentro casa tua, nel tuo giardino, no? Manco per niente, perché poi da lì uno comincia a ragionare, ma perché dovrebbe passare un treno ad alta velocità in una valle dove il treno già c'è ed è sottoutilizzato? E poi per quale motivo io dovrei far arrivare una pera a 300 all'ora da Lione a Torino, insomma, non può andare un pochino più piano. Io lo dicevo una volta in un'intervista, c'è una maniera per arrivare 2 ore prima a Torino da Lione, se parte 2 ore prima da Lione, insomma. Per cui da qui in poi viene fuori tutta invece un'altra visione del mondo, quella legata all'autorganizzazione, il fatto che visto che i miei cosiddetti, insomma, rappresentanti non mi rappresentano, non solo non mi rappresentano, mi mandano proprio le guardie a stanarmi dentro casa, a quel punto io non è che all'inizio penso che forse quelli lì siano dei disgraziati, poi comincio a pensare che probabilmente non funziona più questo modello di democrazia fondata sulla rappresentanza. E poi, in ultima, diciamo, istanza, c'è l'idea che in qualche maniera, anche se venisse costruita questa tratta, una vittoria del territorio ci sarebbe comunque, nel senso che, probabilmente non faranno lì la prossima discarica, non faranno lì il prossimo inceneritore, non faranno lì la prossima base militare americana, non faranno lì la prossima porcata, perché quel territorio si è dimostrato per niente docile. E questo è un parametro fondamentale per chi va a portare, diciamo, se va ad inserire come un tumore, insomma, in posti del genere. Se ci vivono poche persone, no? Se te la vendo come una cosa moderna, te pare pure che ci stai guadagnando, te parlo di occupazione, di crescita, tutte queste cose qua. E diciamo che la cittadinanza, insomma, gli abitanti di quel territorio ci credono e ci cascano. Oggi ci passa l'alta velocità, ma domani ci arriva l'inceneritore, dopodomani ci arriva appunto la base militare. Quindi per questo è un grande esempio, insomma, di come nei territori, chiaramente, non a livello nazionale, ma nei territori sta cambiando, insomma, la nostra visione del mondo. Quella mi sembra molto più interessante, insomma, di quella del governo Monti. Avevamo versato il sangue per una repubblica fondata sul lavoro. Lode, 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 lo deve sapere il popolo che ha perso dignità e diritti per un piatto di lenticchie.